Che cosa vuoi da me? Voglio seguire la strada dello Shaolino, maestro. Come ti chiami? Chua Wang, signore. Dov'è tuo padre? È morto. E come sai che stai parlando con lo Shaolino? Tu sei lo Shaolino, maestro. Se vuoi diventare Shaolino, dovrai andare al tempio di Hunan. Il tempio Shaolino non c'è più a Hunan. Lo hanno distrutto. Hai detto una menzogna. I maestri ne avranno certo impedito la distruzione. I maestri sono stati tutti trucidati. Signor Kane! Signor Kane! La prego, venga subito. Mio padre sta male, sta molto male. La prego, signor Kane, lei deve salvarlo. Accompagnami. Quello che hai detto è impossibile. Nessuno può uccidere tutti gli Shaolini, capisci? Nessuno. Andiamo. Per favore, prepari del tè con questo. Sì. C'è un ragazzo davanti a casa. Sta lì, sotto la pioggia. Sembra pronto ad aspettare per l'eternità. Liu, ti prego, digli di entrare. Ci sono abiti asciutti di sopra. Liu, fa come ti ha detto il signor Kane. Quale sistema insegni tu? Impara quello che ti dico. La mente di ogni creatura, grande o piccola, è la vera padrona del corpo a cui appartiene. Ma solo se la mente si muove in armonia con la natura, noi possiamo utilizzarla in tutta la sua potenza. Non ci sono limiti agli straordinari poteri del corpo. Come illimitati sono i sistemi con cui possiamo arrivare alla conoscenza. Ci si può mettere tutta una vita per diventare padroni anche di uno solo di questi sistemi.